Il termine bug viene utilizzato nell'ambito informatico per indicare l'errore di funzionamento di un sistema o di un programma. Niente di strano, direte voi, se non che questi tipi di errori progettuali, nel tempo, si sono verificati anche nella nostra realtà, quella fisica. Vi sembrerà impossibile, ma sul web girano alcuni video che lo dimostrano e che avvalorano la tesi di una simulazione di vita, la nostra. Il governo americano per anni ha cercato di smontare questo caso, ironizzando e deridendo chiunque ci credesse, ma il fatto di eliminare tutto il materiale disponibile nella rete fu inteso come un sintomo di paura dei potenti, e sempre più persone scavano nei meandri del web per cercare nuove prove su quello che personalmente ritengo essere il mistero più spaventoso in assoluto. È il 26 novembre del 2017. Negli Stati Uniti si stanno disputando le finals dell'NFL, tra cui Kansas City vs Buffalo Bill. A circa metà partita, successe un fatto che lasciò senza fiato gli spettatori da casa e i pochi che dagli spalti riuscirono a vederlo, riguardante il giocatore dei Buffalo Zay Jones, che dopo essere caduto si rialzò in un modo stranissimo, del tutto innaturale. Guardate bene, il giocatore non immette nessuna forza con le mani, ed è del tutto impossibile rialzarsi in quel modo. Essendo un evento sportivo molto importante, il governo non poté far nulla per vietare la diffusione di questo video, e da un anno a questa parte si sta diffondendo in ogni angolo del web. Grazie alle telecamere installate nelle auto di tutta la Russia, internet può contare diversi strani eventi che dimostrano i difetti progettuali di questa nostra realtà. Questo video mostra una ragazza ferma al semaforo, in attesa di attraversare la strada. Il guidatore notò subito la stranezza delle sue gambe, che secondo dopo secondo andavano ad assumere una forma sempre più innaturale. Per chi non lo sapesse, è assolutamente vietato modificare le riprese di una telecamera installata in auto, pena una sanzione pesantissima da parte della compagnia assicurativa. Siamo sempre in Russia, e quello che state per vedere è uno dei video registrati da una dashcam che più ha traumatizzato il web. Il camionista fa di tutto per evitare un uomo comparso dal nulla. La telecamera di questo guidatore lo riprende mentre cammina tranquillamente, come se niente fosse successo. Quello che è accaduto non è possibile. A quest'ora quell'uomo sarebbe morto o in gravissime condizioni. L'unica spiegazione è che in quel momento non si trovasse lì e che quello che stiamo vedendo è solamente un bug. A sud-est di Mosca si trova uno dei tunnel urbani più lunghi d'Europa, chiamato Lefortovo, conosciuto anche come il tunnel della morte, a causa dei frequenti incidenti che se ne verificano all'interno. Una delle cause principali è dovuta all'infiltrazione dell'acqua, che con le basse temperature diventa ghiaccio letale per i guidatori, e nel 2006 uno youtuber pubblicò una compilation di questi incidenti, che attirò subito una grande attenzione, soprattutto per il video mostrato al 55° secondo. Come vedete, due camion si scontrano, ma tutto ciò non ha nessuna spiegazione plausibile, in quanto se notate bene,
Oltre a non esserci spazio per due veicoli così grandi nella prima corsia, data la presenza del muro, l'impatto avviene con uno dei due camion girati nel senso opposto. L'ultimo video che vi mostro vi sembrerà del tutto falso, ma vi assicuro che non è così. A diffonderlo nel web fu niente meno che il The Sun, una delle testate giornalistiche più importanti d'Inghilterra, e mostra le riprese di una telecamera di sorveglianza di un negozio di abbigliamento situato in Georgia, negli Stati Uniti. Inizialmente, il proprietario del negozio consegnò il filmato alle autorità americane, che però lo liquidarono facendone sparire le prove. Ma l'uomo, prevenuto e diffidente, aveva già salvato un'altra copia e una volta che il The Sun lo pubblicò, scatenò grande scalpore. Un uomo passa davanti allo specchio della stanza, ma non proietta alcun riflesso, mentre come vedete, tutte le altre persone presenti appaiono normalmente. Al momento nessuno, e dico nessuno, è riuscito a negare l'autenticità di quello che state vedendo. Bene amici, anche questo video è terminato. Mi farebbe molto piacere conoscere la vostra opinione riguardo a questo argomento, quindi se vi va lasciatemi un commento e vi assicuro che lo leggerò. Ora è arrivato il momento di salutarci. Io vi do appuntamento al prossimo video. Nel frattempo, fate i bravi.